Radio CRT Working on a Dream. SRL opera dal 1994 nel settore dell'edilizia, azienda specializzata nella realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di edifici civili, commerciali ed industriali. Dallo scavo alle finiture, una esecuzione dei lavori precisa per un risultato capace di realizzare tutti i vostri sogni. Soluzioni chiavi in mano e rispetto per l'ambiente li trovi da FF Costruzioni SRL a Montella, alla Contrada Baruso. Per info e contatti chiamalo 0827 205 019 oppure scrivi a info@ffcostruzionisrl.com. Monzi One, una lunga tradizione specializzata nella lavorazione del ferro, riscoprendo i segreti tramandati da antichi artigiani e lavorando con tecnologia all'avanguardia e l'immancabile creatività.
Monzi One opera nel privato e imprese, seguendo il prodotto dalla realizzazione alla manutenzione, lavorazioni in ferro, infissi, porte blindate, ringhiere, ma anche scale, coperture e tanto altro, manutenzione industriale e studio e progettazione di macchinari industriali. E allora prendete carta e penna, perché Monzi One è a Volturara Irpina, alla via Vallicella. Per info e contatti chiama lo 0825 984 732 oppure il 340 820 2205 o ancora scrivi una mail a monzi-one@libero.it. Teramed è il centro medico dentistico di implantologia e odontoiatria con un servizio di prestazioni mediche di altissima qualità. Un sistema di gestione supportato da tecniche moderne ed attrezzature di ultima generazione, dove figure professionali specializzate con passione ed impegno garantiscono risultati ottimali. Teramed penserà a te, dalla chirurgia orale all'ortodonzia, dalla paradontologia alla laser terapia e numerosi servizi medici correlati. Direttore sanitario, dottor Patrone Annibale, albo AV431. Il centro medico dentistico Teramed è a Montella, Avellino, alla via Ippolita Panico 9. Per info scrivi a teramed09@libero.it oppure chiama i numeri 0827 60 1732, ancora 329 176 1852. Se cerchi il modo giusto per farti pubblicità, CRT Radio è la tua soluzione. Passaggi radiofonici, distribuzione social, spot video per web TV, intervista in azienda o in radio. Per la tua attività, quindi, scegli CRT Radio e TV. Il pacchetto giusto per te ti aspetta a partire da Euro 150. Per tutte le info chiama i numeri 339 4560 657 o 380 311 5430. CRT, la tua vetrina sul web. Radio CRT. Radio CRT. Working on a dream. Il programma è offerto da Dal 1972 c'è una cooperativa con una lunga tradizione, custodita e valorizzata per realizzare un prodotto unico per gusto e qualità. Un'eccellenza dell'Irpinia, ma non solo, poiché cerniera di due tradizioni, la Campania e la Puglia, e da entrambe nasce il celebre caciocavallo podolico e quello irpino. La cooperativa agricola Molara punta sulla qualità dei prodotti, presenti nei più importanti ristoranti e gastronomie di qualità. La cooperativa agricola Molara è a Zungoli, alla via Toppo dell'Anno. Per info e contatti chiama il numero 0825 845 281. Visita il sito www.copmolara.it. Presenti anche su Facebook. Qualità, ricercatezza delle materie prime, fantasia e attenzione al cliente hanno un solo nome: Sfizi di Carne, una lunga tradizione che da anni porta sulle nostre tavole carni di prima scelta e golose pietanze che soddisfano anche i palati più esigenti ed annoiati. Per un pasto all'ultimo minuto o un piatto prelibato, la risposta è Sfizi di Carne. Il nuovo punto vendita lo trovi all'interno di Al Discount a Trevico, alla via Caprareccia 31. Ma puoi trovare Sfizi di Carne anche a San Nicola Baronia, alla via Vincenzo Leone, e a Carife, alla via Roma 133. Per info consulta la pagina Facebook o chiama il numero 339-848-5709. Sfizi di Carne, quando la qualità sposa la fantasia.
Sei pronto al decollo? Voliamo verso la settima arte. Hai paura di volare? Allora prendi i popcorn e accendi la radio e facciamo volare l'immaginazione. Attori, registi, film, sceneggiature, i titoli più caldi della sala. Voci, vocine, vocette, il cubo di Kubrick, ogni venerdì, solo su CRT Radio. Cinefilia allo stato brado, in studio Domenico Sorrentino. Ciak, si musica, siamo al cubo di Kubrick, oggi puntata più cinefila che mai e vi prometto cinefilia allo stato brado, da oggi non sarete più gli stessi, dopo l'ascolto di questa puntata uscirà fuori una nuova persona e a proposito di persone, ma di persone quelle buone, anzi no, vi voglio dare qualche indizio, è stato da me nella seconda puntata, Non vi vedo convinti. Ha suonato con Mark Knopfler. Ah, non siete ancora convinti, no? Ha sostituito negli Aerosmith Joe Perry. Vabbè, ho capito. Ho 5 minuti, eh. Abbiamo un uomo che spazia tra voce, chitarra e piano. Claudio Barrella! Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio anche a te, Dom. Ah, che bello, Claudio. Oggi ci aspetta un tema difficile. Già è difficile parlarne nella vita reale. In carne ed ossa, figuriamoci così, però facciamo affidamento alle nostre voci e speriamo sì di arrivarvi, ecco. Ebbene sì, oggi parleremo del dualismo attore cantante, senza che fa dei brutti sguardi, senza storcere il naso, nulla di complicato. Domenico vi parlerà della parte attoriale e faremo collegamenti, confronti, nulla di inventato. Comunque cinema e musica non sono così lontani, quindi dobbiamo solamente accorgercene. Quindi bando alle ciance? Sì. E fallo un accordo. Ah, non è la chitarra oggi? No. Mi dispiace. Volevo dirti carpe diem. Non capisco l'inglese. Carpe diem. Vabbè, questa la so. Vabbè, per farla cinematografica tacio, ma non capisco un cacio. Ti ho detto che la sapevo. Totò. Eh sì, grazie Totò, è facile. Film FIFA e Arena. Ah, comunque basta. Mo parlo io. Perché io no? Oh, questo non è il Vietnam, è il bullying, ci sono delle regole. Anzi, quale bullying? Siamo in radio. Però la citazione ci voleva, eh. Il grande Le Boschi. Ecco, bravo, adesso sei un cinefilo, puoi parlare. Partiamo dalla comunicazione. Ok, fammi dire due cose prima a me, dal punto di vista attoriale, poi attacchi tu musicalmente. Prego. Ok, consideriamo due soggetti, A e B. Mentre A dice qualcosa a B... B invia dei segnali, ecco. Ecco, ora Claudio sta sbadigliando. Chissà perché. È un segnale. A questo punto A deve correggere la sua comunicazione e B allora manda altri segnali. Ecco, il segnale è una sbuffata. Complimenti, Claudio. Grazie. A questo punto il soggetto al soggetto A non resta che correggere, perché la comunicazione è un continuo processo, avete capito bene? Sì, sì, sì. Okay. Senti, passiamo alla prima, The Reason, degli Hot Bang.